Ciao a tutte fanciulle e fanciulli e bentrovate in un nuovo video in collaborazione con... Elixin è un'azienda italiana che si occupa di trattamenti cosmetici a base di bava di lumaca. Mi sono stati inviati da appunto questa azienda che è l'Elixin 3 campioncini per ogni tipo. Si tratta di questi tre campioncini, che sono una crema, questa, per il contorno occhi, una per il corpo e una per il viso. Questa è il campioncino della crema corpo. Io ho già provato uno dei tre campioncini su una piccola zona ovviamente del corpo, essendo appunto un campioncino da 5 ml. Devo dire che si stende e si asciuga in fretta. E io ho steso ovviamente una piccola porzione di crema e ho massaggiato e si è assorbita molto facilmente. Poi mi ha lasciato comunque la pelle molto morbida e, con mia grande sorpresa, non unta. Quindi, pollice in su! Questa è l'altra crema, che è la crema viso. E questa, anch'essa appunto l'ho provata, mi è venuta un po' più facile ovviamente, perché comunque una bustina, cioè è veramente molto concentrata, quindi ne basta da appunto proprio una piccola porzione per utilizzarla su tutto il corpo. Quindi considerate che un campioncino di questi, uno solo per il viso, potrete utilizzarlo almeno 3-4 volte sicuro. Allora, come mi sono trovata? Mi sono trovata molto bene. Vi posso dire, per quanto riguarda questa crema viso, che contrasta appunto le cicatrici e che appunto eventualmente possono restare sul viso se si ha appunto avuto magari dell'acne molto aggressiva. E inoltre se diciamo appunto si utilizza questa crema nel corso del tempo, permette anche di ridurre macchie e segni del tempo. E io questa crema l'ho comunque applicata sul viso e sul collo 2 volte al giorno. Mi sono trovata bene mattina e sera e ovviamente l'ho fatto con il viso pulito, e devo dire che mi ha lasciato una pelle molto morbida e molto idratata, quindi anch'essa pollice in su. Infine c'è questa, che è la crema contorno occhi. Questa cremina praticamente permette di ridurre i segni dell'invecchiamento, eliminando le cellule morte. Io l'ho comunque utilizzata sia vabbè ovviamente per il contorno occhi, ma anche come base make up, perché diciamo non ho il primer e quindi ho utilizzato questo. Devo dire che funziona, quindi è ottimo anche quindi come base make up. In generale, comunque, per quel che vi posso consigliare è quella di applicarla 2 volte al giorno, preferibilmente appunto magari mattina e sera, che può essere un po' più facile poterla applicare sulla pelle pulita. Quindi dopo aver lavato il viso, deterto il viso magari con un sapone neutro ben asciutto, applicate la crema. Mettete poca crema perché comunque è veramente molto concentrata, quindi non ne necessita tantissima, e la fate assorbire.